De los cuadros de Roberto, muy interesante, grande, sobre todo grande. Questo mix fra fumetto e Picasso. Están muy cansados, están peleando, pero están muy cansados, se les ve cansado en la pelea. I quadri di Roberto non li ho visti bene, devo guardarli bene. Qualsiasi migrante che va fuori dalla propria terra per scelta o per necessità, ma soprattutto per necessità, perché è la terra che non lo accoglie, che non gli dà la possibilità di poterci stare nella propria terra. E quindi le proprie capacità deve cercarle di portarle avanti in un altro posto che sia più favorevole. E così è nato il pugile. Non c'è la vittoria del match, non c'è il momento dell'aggressivo magari del match, c'è soltanto il momento in cui il pugile, così come l'emigrante in quel momento lì, deve fermarsi e pensare a quello che sta vivendo. Ci sono le sconfitte, ci sono i momenti in cui si pensa. È sempre dura la vita dell'emigrante, la sofferenza, la fatica. È nato così come un gioco e adesso abbiamo cercato di creare questo evento e ce lo stiamo anche gustando. Mi piacciono molto, adesso che conosco anche il significato ancora di più. Secondo me è un ottimo pittore. Cosa ti ha colpito dei suoi quadri? I colori, la definizione. Le storie che raccontano? Beh, sarà che io conoscevo, diciamo che l'abbiamo un po' pensata assieme questa cosa, quindi sapevo anche il retroscena extrasportivo, cioè il fatto che non è solo la box ma anche la questione degli emigrati. Io sono abituato a vedere un sacco di quadri che non dicono un cazzo, dicono io sono arte, basta. Invece questi quadri hanno... e poi ma sinceramente colpito. Che è stato in grado anche di spiegarli. Cioè io non mi immaginavo che fosse in grado di spiegarli. Cosa ci voleva dire l'artista? Ma ognuno vede quello che vuole, invece lui aveva un piano dietro di questo qua e è riuscito anche a spiegarlo in maniera molto semplice e chiara.